In quattro, a volto coperto, con un cappuccio ed armati di taglierino, si sono introdotti all'interno di questa banca. Hanno poi minacciato il personale e si sono fatti consegnare il denaro. Ancora una rapina, mano armata in Valdarno, in questo caso alla filiale del Monte dei Paschi di Siena di Cavriglia. La banda ha fatto irruzione attorno alle 12.30 di ieri, ha mostrato la lama ai dipendenti, intimandogli di aprire la cassaforte e di farsi consegnare il denaro. All'interno dell'istituto di credito, oltre al personale, erano ancora presenti alcuni clienti. Una volta arraffati i contanti, i banditi si sono dileguati, probabilmente ad attenderli fuori una quinta persona al volante di un'auto con il motore acceso. Nessuno al di fuori della banca si è accorto di nulla. Quando siamo usciti, verso l'una di pomeriggio, insomma, c'erano i carabinieri, ci hanno chiesto informazioni se si era visto qualcosa, ma non si era visto niente. Secondo una prima ricostruzione fatta attraverso le testimonianze dei presenti, la banda sarebbe composta da quattro giovani uomini italiani. Ancora da quantificare con esattezza l'entità del bottino, che potrebbe comunque aggirarsi attorno agli 80.000 euro. È una stranezza, perché qui non era mai... Io mi sento abbastanza, sì, si lascia sempre la porta aperta. Sulla rapina stanno indagando i carabinieri, al vaglio dei militari, le immagini delle telecamere di videosorveglianza interne all'agenzia e quelle della rete comunale. Si tratta del terzo colpo con le stesse modalità nel giro di appena una settimana, sempre in Valdarno. Nelle mire di alcuni banditi armati di trincetto erano infatti già finiti due bar, uno di Terranuova Bracciolini e l'altro di Loro Ciuffenna.